GBJ Radio, Alternative Rock, eccoci qua insieme amici miei. Buon mercoledì, ovviamente 8 aprile 2051, diretta con Darkchess DJ e la musica targata GBJ Station. Stasera abbiamo un appuntamento molto particolare, innanzitutto perché torna David Zorg con noi a collaborare con Icon, con Musica nello Specchio. Poi avremo ad un certo punto della trasmissione, tra circa 20 minuti, il collegamento con Luciem, una emergente cantante italiana, vincitrice di Talent, e abbiamo modo di entrare nel suo mondo con le interviste, con delle domande poste direttamente scritte da David. Io faccio solamente lo speaking, amici miei, solo lo speaking questa sera. Ma iniziamo con la musica, e la musica è ovviamente Made in Italy, Marina Rey, Anarella, proveniente da una versione dei CCP qui a GBJ Station. Marina Rey qui a GBJ, ragazzi. Lasciami qui, lasciami stare, lasciami così. Non dire una parola che non sia d'amore per me, per la mia vita, che è tutto quello che ho, è tutto quello che io ho, e non è ancora finita. Lasciami qui, lasciami stare, lasciami così. Non dire una parola che non sia d'amore per me, per la mia vita, che così. Non dire una parola che non sia d'amore.
Hannarella, amici miei, questa è una versione veramente meravigliosa. Ovviamente proviene dai CCP, ragazzi, non so se vi rendete conto, c'è una bella differenza fra Marinarei e loro. Comunque sia, siamo partiti con High, con Musica nello Specchio, David Zorg, Organization and Dark Chest, Speaking for You, Antonella Ruggero, Occhi di Bambino, GBJ Station. Incredibile dell'ex Mattia Bazar, lei, la magnifica Antonella Ruggero qui a GBJ Station. Siamo qui ad Icon con Musica dello Specchio, David Zorg, il suo programma. Ogni 15 giorni lo trovate qui in diretta, solamente in esclusiva su GBJ Station. Passiamo a Gioni Russo, è la grande mitica Gioni Russo, Moro perché non Moro, scritta da Franco Battiato, ispirata a Teresa Davila. Ascoltiamola, lei, Gioni Russo.
fortissimo amore che implono, che me sento morir, morir porque no muero, por lo que l'alma, que pueda ser unida. Grandi voci questa sera ci presenta David Zorg, Giuni Russo è una di queste, purtroppo ci ha lasciato troppo presto, chissà dove sarebbe arrivata. Questo è un brano scritto insieme ovviamente a Franco Battiato, la si può benissimo ascoltare. Passiamo adesso a Elisa, la sua luce a GBJ Station. Sua luce.
c'è qui è GBJ Station 2108, siamo in attesa di collegarci con Lucien, con lei parleremo in lungo e in largo del suo lavoro, della sua carriera. Ancora qualche minuto, amici miei, abbiamo Fiamma con Sidun. Fabrizio De André, beh, riconoscibilissimo, rifatto da Fiamma. 21 e 11 minuti primi, mancano pochi minuti, poi abbiamo Lucien qui con noi. Ancora due brani, dai ragazzi. Il primo, Francesca Michelin, L'amore esiste. Apre il pugno di una mano, cambia il senso alle parole.
fare da un percorso condiviso. L'amore non ha un senso, l'amore non ha nome, l'amore bagna gli occhi, l'amore scalda il cuore, l'amore batte i denti, l'amore non ha ragione. Francesca Michelin, L'amore esiste, molto bello questo brano in versione live tratto da Radio Italia Live, GBJ Station. Per una volta ci siamo trasformati in una radio tipicamente made in Italy, amici miei, per coloro che sono ovviamente stranieri, per i nostri tantissimi amici che vengono da tutto il mondo, chiaramente dicono: ma cosa stiamo ascoltando? Beh, ascoltate, perché questa è cultura musicale italiana. E questo è anche Icon, Voci nella notte, Pooh, dove comincia il sole. Parlava e la pioggia batteva sui ponti di Amsterdam. Io ero stordito, l'ho forse sognato, ma so che non è così. C'è un continente, una terra altrove, ma degli dèi cancellò gli umani, quella terra si svegliò priva di confini, le foreste e le maree, i ghiacciai a nord, e prede predatori per valli e praterie, sotto gli oceani e fra i monti.
I Grandi Pooh qui a GBJ Station, l'abbiamo già ascoltata varie volte questo brano, sempre proposto da David Zog, l'abbiamo riconosciuta Dove comincia il sole, grande brano della formazione dei Pooh, ed ora entriamo di diritto dentro della intervista a Lucie. Bello della diretta, succede anche ai più grandi. Ebbene sì, mi è venuto proprio a mancare la voce, amici miei. E questo tempo, questo caldo. Comunque eccoci qua in diretta, GBG Station, con il vostro DJ Dark Chest e Lucien che ci è venuta proprio a trovare qui a GBG Station. Anzi, l'abbiamo dall'altra parte del telefono, del microfono ovviamente. E siamo veramente felici che sia qui con noi, qui con GBG Station. Ha scelto ovviamente GBG
PlayStation per presentarsi qui a con Dark Chest, con David Zog, insomma con voi spettatori, amici miei. Lucia Morano in arte Luciem, sono ben colto la pronuncia del tuo nome di arte da un tocco di francesità. Per la prima volta nella storia dell'umanità ai microfoni di GBJ Station, la radio che ti fa stare bene, perlomeno ci speriamo, con la nostra musica elegante ovviamente. Lucia, innanzitutto ti ringraziamo per questa intervista e per il tuo tempo. Leggendo la tua data di nascita vedo che da poco, più di un mese, c'è stato il tuo compleanno, quindi a nome mio e di GBJ, la radio che non deve chiede mai, permettici di farti tantissimi auguri, in lieve di ritardo ovviamente, ma sappiamo com'è, ragazzi miei. Ti lascio a te la voce, dai. E buongiorno a tutti innanzitutto, e ringrazio te Dark Chest DJ per avermi ospitata nella tua trasmissione. Sì, hai detto giusto, io ho compiuto gli anni proprio il 20 febbraio. Purtroppo quest'anno non è una bellissima data, perché diciamo che da lì in poi è iniziato questo problema che purtroppo stiamo attraversando, insomma, che ci riguarda in prima persona, per cui non la ricordo con piacere per cui niente, tutto qua, volevo semplicemente puntualizzare la cosa, e comunque vi ringrazio per gli auguri. Beh, grazie, gentilissima, ci mancherebbe altro, era il minimo che potevamo fare. Gentile Luciem, comunque, quella che ad una lettera della tua biografia artistica si può delineare, sembrerebbe una specie di metafora, veramente, di una carriera da un tempo molto tradizionale e molto in linea con i tempi correnti. Mi spiego meglio: a 6 anni partecipi vincendo l'edizione di quella, come si chiama? Dall'anno dello zecchino di Corsico, lo zecchino corsichese, da lì poi cogli ogni occasione per esibirti dal vivo, prima nelle feste comunali, poi nei ristoranti, clubs e locali. Ma in uno di questi live show, incontri, il conduttore radiofonico e l'architetto della luce Giorgio Neta. Questo imprime alla tua carriera la svolta talent e la conquista del successo. Posso dire partenza come fan prodigio, gavetta old school e modernità televisiva. Senti questo percorso come qualcosa di molto particolare, oppure è la realtà di una più ampia schiera di artisti determinati ad aprire ad un varco alla propria immagine? Dimmi un pochino, Luciem, dai. Beh, quando ho iniziato io non esistevano ancora i social, anzi forse si iniziava ad interfacciarsi, per cui non avevi la possibilità di tanta visibilità, e quindi, come appunto dicevi tu, si facevano serate, si cercava di più che altro di mettere in pratica la propria passione. Poi se capitava l'occasione che conoscevi qualcuno che poteva credere in te e quindi darti magari una possibilità di fare un progetto insieme, ben venga, era tanto di guadagnato. Adesso con l'avvento dei social devo dire che c'è tanta visibilità che ti permette di farti conoscere il più possibile. Poi ci sono anche le realtà delle radio che come la vostra, che appunto promuovono gli emergenti, per cui insomma è qualcosa in più che magari un tempo non era possibile. Quindi devo dire che adesso forse c'è un po' più di possibilità, insomma. Sì, su questo sono pienamente d'accordo, mi trovo d'accordo su questa tua risposta, assolutamente. Con il videoclip e la canzone dei tuoi sorrisi, canzone racchiusa dell'album Io ci sarò, il 9 di settembre del 2008 ti classifica ai primi posti del concorso Talent. Il video viene mandato in onda su Talent One Player 4 volte. Il punto è che è difficile già partecipare superando le preselezioni. Tu alla prima partecipazione vinci, oltre ad essere l'evidente conferma del tuo notevolissimo talento vocale ed immagine. Il videoclip, coloratissimo, ha un sapore pop squisitamente. La tua espressività è perfettamente calibrata, dimostri
secondo me, una seconda abilità, quella di saper raggiungere un successo immediato. Lo avevi previsto? Hai sentito dei cambiamenti connessi con l'arrivo di un successo di simili dimensioni radio TV, o è stato più un fatto naturale? Dammi la tua risposta, Lucien, per favore, grazie. Ricordo perfettamente il periodo dell'album Io ci sarò, e quando vinsi appunto con Nei tuoi sorrisi, era un periodo, devo dire, dove ancora non c'erano i social, però esistevano dei blog, diciamo, dove potevano seguirti le persone, ascoltarti, e se gli piacevi in qualche modo diventavano, tra virgolette, dei fan. E all'epoca esisteva una specie di blog dal nome Dammi Spazio, dove ricordo particolarmente che le persone avevano iniziato a seguirmi, ma non perché avessi vinto questo concorso, assolutamente, ma perché in qualche modo erano interessati ai brani che facevo, credevano comunque in quello che ero, insomma. E quindi avevo veramente un bel seguito all'epoca, anche se non era il Facebook di adesso, per cui già all'epoca qualcosa di importante si prospettava, insomma. E ricordo che mi trovavo in un campeggio, e qualcuno, adesso non mi ricordo il particolare, come, quando e perché, però qualcuno aveva messo dei volantini, aveva appeso dei volantini in tutto il camping, dove chiedeva di votare per il video Nei tuoi sorrisi. Era il periodo in cui andava proprio quel concorso lì, ed erano persone che comunque avevano ascoltato per caso la mia canzone, perché l'avevo cantata in un locale all'aperto dove si faceva del karaoke. Io avevo, guarda caso, le basi delle mie canzoni, e l'avevo cantata lì per l'occasione, e la gente era rimasta colpita, per cui avevano deciso di fare questo per me. Per cui, insomma, è stata, come dici tu, una cosa naturale, non perché in qualche modo mi trovavo in TV, ma perché comunque la gente era interessata a quello che io facevo. Beh, assolutamente, assolutamente, e sono pienamente d'accordo su quello che dici. È molto curioso ciò che veramente ti è successo, ma questo forse è il bello di essere nel campo musicale. Bene, allora andiamoci ad ascoltare Nei tuoi sorrisi qui a GBJ Station, per noi Lucien. Hey.
ci parla mai, non sprecare quei momenti, i piccoli frammenti felici, gli attimi dei tuoi sogni più dolci. Fammi una promessa, ti sarò vicino. Fammi una promessa, io ci sarò. Fammi una promessa, non cambiare mai. Oh no, fammi una promessa, io ci sarò. Fammi una promessa, ti sarò vicino. Fammi una promessa, io ci sarò. Fammi una promessa, non cambiare. Io ci sarò. Fammi una promessa, non cambiare mai. Oh no, fammi una promessa, io ci sarò. E 36 minuti primi Radio GBJ Alternative Rock, qui con Dark Chess DJ, amici miei, e soprattutto con lei, con Lucien, qui con noi, che ci sta tenendo compagnia. Ne siamo veramente felici e passiamo e andiamo oltre, amici miei, perché qui stasera veramente abbiamo delle ottime risposte e delle ottime ovviamente domande, amici miei. Questo è il fatto. Vediamo un pochino cosa ci dice adesso con la prossima domanda, ma prima di tutto ovviamente dobbiamo porgliela, no, ragazzi? E allora, hai detto che la scelta del pezzo con cui partecipavi al Talent One non è stata interamente tua, ma è il risultato di un sondaggio tra gli iscritti al tuo blog. C'era un altro brano candidato, però almeno a me sembra che di quel Extended Play, album di 4 tracce, si sia parlato poco. Ti posso chiedere se ti va di raccontarci qualcosa in più, ad esempio se c'è una delle song cui senti essere più in, ovviamente legata a questa, o se ti va di parlare delle caratteristiche, ad esempio stilistiche, dell'intero lavoro. Lascio a te la parola, vai Lucien. Ma allora, io essendo comunque all'epoca, quando è uscito Io ci sarò, semplicemente l'interprete di tutti e quattro i brani inediti che facevano parte appunto di quell'album, non l'ho scritto io, per cui dirti quale brano in particolar modo può essermi più, diciamo, più vicino è un po' difficile. Quei brani sono stati scritti da Patrizia Colombo, che in quel caso è appunto l'autrice, ma posso magari dirti che quando lei mi presentò questi brani, dicendomi appunto che cercava una cantante che le interpretasse, il primo che mi fece ascoltare fu Nata per stare con te, e Nata per stare con te mi colpì in modo particolare. È stato subito un colpo di fulmine quando l'ho sentito, per cui potrei dirti che come brano forse Nata per stare con te è stato quello che in qualche modo l'ho sentito più vicino. Beh, ottimo, veramente, Nata per stare con te, quindi abbiamo modo anche di poterla ascoltare, di farla sentire ai nostri carissimi ascoltatori. Lucien qui a GBJ Station, Nata per stare con te. Per le parole che non ti ho detto,
ascoltami, senza te la mia vita è un niente. Non ragioni per tutto quello che è successo, ma io lo sai, vorrei averti qui adesso. Abbiamo ascoltato Nata per stare con te di Lucien qui in diretta su GBJ Station. Altra domandina: con Angelo Nero ti aggiudichi il primo posto al RH Festival, concorso per cantanti emergenti, il 12 luglio del 2009. Ciò che però mi colpisce è che l'Angelo Nero si posa laddove esattamente nel 1983 una bambina di nome Lucia aveva già tagliato il suo primo traguardo. Sembra che Corsico, il luogo dove appunto si sia circondato da una linea di magia luminosa, coincidenze a parte che emozioni. Se si può chiedere, può privare una pop star affermata nel tornare laddove tutto ebbe inizio? E questa è una bella risposta che io voglio sapere da parte tua, Lucien, e devi essere anche ovviamente franca nella risposta, mi raccomando, perché noi ci teniamo ad avere una risposta su questa domandina di David Zorg. Vi ricordo sempre che sono domande poste da David Zorg qui a GBJ Station. Guarda, ti svelo una cosa, che devo essere sincera, quando poi partecipai all'RH Festival non ci feci caso. Io partecipai allo Zecchino Corsichese da piccola in una struttura appunto all'interno di un parco nel comune di Corsico, e io all'epoca vivevo a Corsico, per cui diciamo che la mia infanzia l'ho vissuta in questo comune. Poi crescendo giustamente mi sono anche spostata, e quando partecipai all'RH Festival praticamente non vivevo più lì, ero molto più distante, e l'RH Festival, che tra l'altro è un festival che è stato organizzato da Radio Interland, che è una radio sita a Binasco in provincia di Milano, e questa radio scelse direttamente il posto, e se te lo dico non ci crederai, noi ci esibimmo alla finale su un palco che si trovava proprio all'interno di questo parco, ed era di fronte proprio a questa struttura, cioè neanche a farlo apposta. Beh, chiamiamolo ovviamente il destino fa parte della nostra vita, comunque sia, cara Lucien, e perciò andiamo avanti, perché abbiamo altre domande ancora per conoscere meglio il tuo personaggio. Mancano solo due steps per giungere a Lucien per come la conosciamo oggi. Il primo risale al 2 ottobre del 2008, quando noti classifichi al primo posto, vai al primo posto delle classifiche anche a Your Music Blog con il brano Nata per stare con te. La prima domanda è: puoi dare una misura del scatto evolutivo della tua musica? O prevalsa una spontanea fluidità, una continuità stilistica, anche se di dinamica e il format del concorso non hanno più nulla a che vedere? Lo stesso cognome di Camillo è stato inevitabilmente ancora del vivido ricordo di X Factor, ma gli accostamenti si fermano qui. Questo nelle persone normali, invece nel nostro oramai svanito programma di
di Terry Zog, qui metto dentro il mio collaboratore, il quale è noto notoriamente è un pullover ad oltranza, lo sappiamo, un grande amante dei Pooh da parte di David Zog. Quindi digli una qualsiasi cosa su Facchinetti, Canzian, Battaglia, Negrini, ovverosia sui Pooh, così lo facciamo star buono. Ti piacciono? Lo sai che nel 1977, oltre a Nevermind, Evoluxia dei Sex Pistols, è stato pubblicato il ben più rilevante Rotolando, Respirando dei Beatles di noi altri? E questa è una risposta che me la devi dare, per favore. Ma allora, io come appunto detto ho iniziato con un album pop di brani inediti in italiano, anche quando comunque ho iniziato a fare le mie serate live dove interpretavo delle cover, il genere era il pop. Poi piano piano ho iniziato a interpretare sempre più stili diversi, per cui sono arrivata ad interpretare anche il soul, che diciamo si adatta abbastanza bene alla mia voce, al mio timbro di voce. Invece, per quanto riguarda gli inediti, quest'anno mi sono messa appunto in gioco con il dance, con la musica dance, che comunque mi ha accompagnato negli anni della mia adolescenza, per cui oltre a vari generi, anche la musica dance era uno tra i generi che comunque ascoltavo. E devo rivelarti un segreto. Io nel 98 ho scritto un pezzo in inglese dance che però è rimasto nel cassetto, non l'ho mai tirato fuori. Per cui già negli anni 90 c'era già questa voglia di esplorare questo genere dal punto di vista di cantante, insomma, e anche di autrice. E adesso appunto con l'ultimo singolo ho prodotto insieme appunto il DJ producer Spatarini questo pezzo da Memas che è appunto sul genere dance, per cui insomma ho avuto un po' di evoluzione nel corso di questi anni, come appunto mi hai chiesto tu. E invece, per quanto riguarda i Pooh, ti devo svelare un segreto anche lì. Quando ero piccola, la mia prima esibizione, come già detto, è stata allo Zecchino Corsichese. Dove appunto mi sono classificata al primo posto. E poi ricordo in particolar modo una mia esibizione, ero poco più che adolescente e mi trovavo ad un matrimonio di un mio cugino e per l'occasione c'era appunto il solito cantante e io quando vedevo la musica per me, insomma, era un modo per potermi in qualche modo esibire. Per cui ricordo in particolar modo la mia prima esibizione successiva appunto a questo zecchino che fu proprio con un pezzo dei Pooh. Era credo forse gli anni 90, i primi anni 90. Era praticamente poco dopo il Festival di Sanremo che i Pooh portarono Uomini Soli e vinsero pure, tra l'altro, con Uomini Soli. E mi esibì appunto con questa canzone, lo ricordo in particolar modo, per cui insomma, proprio perché tu me l'hai chiesto, mi è fatto venire in mente, parlandomi dei Pooh, questo episodio. Vedi che alla fin fine i Pooh ci sono sempre in qualsiasi angolo della nostra vita, amici miei. Bene, Lucien, adesso l'ascoltiamo con un altro brano della sua discografia, giustamente Angelo Nero qui a GBJ Station, canta Lucien a GBJ. Manca qualche cosa, lo so già.
se non ho niente, forse ho troppi guai, pensieri ho sempre in mente te. Questo è l'ultimo giorno d'inverno dentro me, mi sono detta basta, ma facile non è, l'amore è troppo. Amor mio, mi manchi proprio tu. Amor mio, ho bisogno solo di te. Solo di una cosa ho bisogno ora io, ho tutto e non ho niente, una carezza e una parola, non chiedo molto ma forse troppo, troppo. Domani sarà primavera nel mio cuore, ma oggi è un giorno importante, esplode il mio cuore, l'amore. Angelo Nero per Lucien qui a GBJ Station, molto bene ragazzi, proseguiamo con l'intervista, l'abbiamo qui in diretta qui a GBJ Station, 8 aprile 2020, siamo in diretta 21:53 minuti primi, vorrei tornare alla prima vittoria televisiva, perché è televisiva e sono stati, se non sbaglio, premiati canzone e anche videoclip. Il video Nei tuoi sorrisi, tra l'altro, mi ha immediatamente ricordato i video saturi e di colore e stile Amelie di Levante, non so se ci hai fatto caso, di videoclips storici o anche semplicemente bellissimi, ricordiamo brani come Windows in the Sky degli U2 e Tonight Tonight degli Smashing Pumpkins, e non possiamo non menzionare il più innovativo di tutti, Michael Jackson con la sua Thriller. Ovviamente c'è dir poco l'imbarazzo della scelta, dall'altra parte nel pop. In modo particolare il videoclip evidenzia la teatralità come performer in relazione alla musica stessa. Mi permetto di dirti la mia tesi, tra immagine e suono il confine non esiste, nel pop entrambe queste dimensioni costruiscono la musica o la canzone, c'è l'apporto che tra corpo dell'artista, immagine, musica nel pop. Vediamo un pochino lo Sam cosa ci dice.
Io credo che un musicista deve essere considerato a 360 gradi, per la sua autenticità e per la capacità di trasmettere emozioni attraverso la sua musica. Quindi anche l'immagine deve essere molto importante, deve accattivare il pubblico in qualche modo. La storia del pop è piena di esempi che lo confermano, iniziando da, ad esempio, da Madonna, David Bowie, fino a arrivare addirittura a Lady Gaga. Loro hanno sfruttato una forte immagine per catturare l'attenzione del grande pubblico, oltre poi svelare la loro arte, il loro talento, insomma. Se tu poi pensi a tutti gli artisti che sono diventati una leggenda, troverai sempre un aspetto particolare nel loro look. Cioè, possiamo ricordare addirittura come particolari gli occhiali di Elton John, ad esempio, o le camicie hawaiane di Jimi Hendrix. Ma se, cioè, rimanendo anche in Italia, addirittura il berretto tipico di Lucio Dalla, e cioè vari aspetti che rendevano unico l'artista. Beh, hai fatto bene, lo Sammy. Hai citato tre personaggi a cui io sono molto legato: Elton John, Jimi Hendrix e Lucio Dalla. Quando parliamo di pop su scala mondiale, viene spontaneo ricorrere al termine icona pop, figure artistiche che in modo immediato mettono lo spettatore in contatto con l'intimità del mondo musicale, della pop star al femminile. Lucien, però, è una pop star al femminile. Se posso, vorrei proporti due tra le massime icone pop mondiali, diversissime. Una è Madonna e l'altra è Björk. Al netto delle enormi differenze musicali, entrambe si caratterizzano per saper unire la loro immensa qualità di performance al perfezionismo, con grafico in forme musicali costantemente aggiornate. La prima, stiamo parlando ovviamente di Madonna, e l'impiego di ogni potenzialità offerta dalle arti multimediali, digitali, in un vortice di abbondante sperimentazione. La seconda, ovviamente, stiamo parlando di Björk. Non è d'obbligo osservare le cime dell'Himalaya e della cordigliera andina per inimpiccarsi. Parliamo di cieli stellati che però sono mappa e orologio per chiunque si voglia cimentare con quella difficile e nobile arte della canzone. Io ho citato due esempi sommi, ma ne possiamo citare moltissimi altri. Te la senti di attingere alla tua opinione, di aggiungere la tua opinione ai due nomi, di aggiungere nel gioco del Star System, da uno a tre nomi che occupano la vetta dei tuoi modelli? Vediamo un pochino cosa ci può dire Lucien riguardo questa domanda, che non è male, da parte di David Zog. Lo sentiamo? Dai, dacci la tua. Beh, Madonna è la diva del pop mondiale, se così si può dire. Ha saputo subito agli esordi attirare l'attenzione del pubblico con le sue provocazioni. Si può definire una perfetta pop star, camaleontica e capace di lanciare le mode e anche di saperle cavalcare, però. E molte pop star o aspiranti tali non sono riuscite a stare al passo. Lei invece è riuscita sempre ad avere il controllo del gioco senza farsi mai sottomettere. Quindi come poteva un personaggio come lei non attirarsi la venerazione dei fan? E per quanto riguarda Björk, la sua particolarità sta nel sapere in qualche modo tornare bambina. Anche nei suoi video si denota questa cosa. Un esempio è il video di Utopia, un paesaggio di fatine ed elfi, dove alla sua voce si alterna una musica dove prevalgono le note di un flauto dolce, non so se hai presente. Lei sorprende anche per le sue doti vocali, non tanto per la sua particolare voce, ma nel modo in cui la usa, e spesso la melodia principale è sostenuta unicamente proprio dalla sua voce. E beh, quando stiamo parlando di Björk, quando stiamo parlando appunto anche di Madonna, insomma, sappiamo benissimo con che personaggi abbiamo a che fare. Abbiamo prima accennato appunto a Madonna, e allora gli dedichiamo un brano, La Isla Bonita. E che brano, amici miei, GBJ Station, siete in collegamento con noi, con Lucien, per questa nostra puntatona. Madonna, La Isla Bonita. We'll be right back.
como puede ser verdad. Ragazzi miei, abbiamo avuto anche Madonna, e beh, insomma, per una puntata come questa, questo e altro, amici miei. Siamo qui a GBJ Station, stiamo intervistando Lucien, una nostra pop star nostrana, e la stiamo veramente esaminando in lungo e in largo. E andiamo avanti con l'intervista, con abbiamo citato i talent come X Factor, The Voice, eccetera. Una novità se consideriamo nel contesto dei mass media TV, ma ogni novità si sa è relativa. Il più grande talent nazionale popolare, il Festival di Sanremo, come ben sappiamo, snobbato a parole, ma in quel teatro è transitato il mondo del pop, se ci pensiamo. Qualche nome: ABBA, i Queen, Kraftwerk, oppure come ospiti, oppure come partecipanti, Tenco, Vecchioni, Subsonica, Cher, Ray Charles, Stevie Wonder. Insomma, ovviamente, dopo che Laura Pausini è divenuta una pop star mondiale, certi che la prossima sarei tu, vorremmo chiederti in generale, pensi che le note viste del passato sarai i talent più autentici vengono premiati o prevalga un'autocelebrazione del già visto? Cosa pensi del podio di quest'anno? Avresti preferito vedere qualcos'altro? E queste sono le risposte che non è facile dare. Vediamo un pochino Lucien come se la cava.
Ma io credo che l'autenticità sia molto importante. Come dicevo anche prima, nella domanda che mi hai detto prima, l'autenticità deve essere, deve rappresentare in qualche modo l'artista. Quindi io credo che adesso, al di là del testo e della musica, l'artista va comunque considerato nel suo complesso. Ma io ti dico la verità, questo ultimo festival non l'ho seguito tanto, mi è capitato comunque di informarmi e mi sono fatta comunque un'idea di quello che è stato, e ci sono stati, diciamo, effettivamente un po' di déjà vu, come hai detto tu, però molti hanno fatto dei paragoni con artisti del calibro di David Bowie rispetto a Achille Lauro, ma insomma sono due cose completamente diverse. Quindi insomma il fatto di in qualche modo paragonare artisti diversi come loro sia sbagliato, insomma. L'artista secondo me deve essere unico nel suo complesso e va valutato nella sua unicità. Assolutamente, sono d'accordo su questo, anche perché poi parlare di Sanremo non è semplice, soprattutto il Sanremo di quest'anno, dove abbiamo avuto la coppia Bugo Morgan, che veramente ne hanno fatte di più, forse poi non sappiamo se è stato una fiction o realtà. Sta di fatto che Bugo e Morgan con questo singolo Sincero hanno colpito nel segno, e noi li andiamo ovviamente ad ascoltare. L'educazione, la tua foto profilo, buongiorno e buonasera, e la gratitudine, le circostanze, bevi se vuoi ma fallo responsabilmente, rimetti in ordine tutte le cose, lavati i denti e non provare invidia, non lamentarti che c'è sempre peggio, ricorda che devi fare lo sapevo. Volevo fare il cantante delle canzoni inglesi, così nessuno capiva che dicevo. Vestirmi male, andare sempre in crisi, invece faccio sorrisi ad ogni scemo. Sono sincero, me l'hai chiesto tu, ma non ti piace più. Non ti piace più. Vestito migliore per il matrimonio del tuo amico con gli occhi tristi, vai in palestra a sudare la colpa, chiedi un parere anonimo e alcolista, trovati un bar che sarà la tua chiesa, odia qualcuno per stare un po' meglio, odia qualcuno che sembresti a me. So chi mi credevo. Volevo fare il cantante delle canzoni inglesi, così nessuno capiva che dicevo. Vestirmi male, andare sempre in crisi, e invece faccio sorrisi ad ogni scemo. Sono sincero, me l'hai chiesto tu, ma non ti piace più. Non ti piace più. Lavora duro, paga le tasse, buono buono, mangia bio nei piatti in piombo, vivi al paese col passaporto. Ascolta la musica dei cantatori, fatti un tattoo, esprimi opinioni, e anche se affoghi rispondi sempre tutto alla grande.
colore preferito è il verde. Saremo vecchi indubbiamente, ma forse meno soli. Volevo fare il cantante delle canzoni inglesi, così nessuno capiva che dicevo. Essere alcolizzato, spaccare i camerini, e invece batto il 5 come uno scemo. Sono sincero, me l'hai chiesto tu. Sono sincero, me l'hai chiesto tu. Ma non ti piace più. Non ti piace più. Non ti piace. E Bugo e Morgan in Sincero, ragazzi, siamo sinceri, è un bel brano, senza ombra di dubbio, e siamo veramente contenti di essere qua con voi e soprattutto di ascoltare della bella musica, ma anche ascoltare poi le risposte che ci sta dando Lucien, molto molto esauditive, e noi siamo veramente felici di averla qui con noi nel nostro appuntamento con David Zorg e la sua Icon qui a GBJ Station. 22:11 minuti primi, proseguiamo con il nuovo DJ producer, ingegnere del suolo Spatarini. A giugno dello scorso anno, in formato digitale e con un nuovo videoclip, arriva il singolo Dame Mas. Cambio di produzione, cambio di lingua dall'italiano all'inglese e cambio anche di label discografica, la Butto Recording. Si può riassumere un cambio di rotta? La mia impressione è che la produzione, davvero brillante, abbia giovato in molto nel valorizzarti. L'elettronica di matrice house plasma un pezzo pop perfetto per le piste da ballo, quanto per le radio, ma contemporaneamente la tua voce acquista la sua pienezza espressiva. L'impronta è soul e dalle tonalità più profonde ai falsetti dei ritornelli, i termini che vengono in mente spesso, parlavamo del corpo, ora il corpo acquista sensualità vocale, e inoltre noto la ricchezza di sfumature. Sembra precludere a ulteriori svolte innovative, senti di essere giunta ad una seconda svolta anche nelle dimensioni internazionali di successo. Se non sbaglio, il pezzo è molto ascoltato anche in Russia. Non male, Lucien. Ma appunto, come dicevo prima, ho deciso di mettermi in gioco, perché no, in questo nuovo genere. A me piace molto molto provare vari generi e vedere come si sposano, diciamo, con la mia voce, per cui è un passo che ho deciso di fare per provare a vedere che cosa in qualche modo potesse darmi questo nuovo prodotto, e devo dire che ho ricevuto parecchie soddisfazioni, anche se non sono madrelingua inglese, però comunque nel complesso è stato molto apprezzato. Io, come hai detto tu, è arrivato in Russia, non so come hai fatto a saperlo. Comunque non è arrivato solo lì, ma ha girato anche varie radio, tra cui radio in Brasile, in Ecuador, negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Slovenia. Insomma, ha girato parecchio, dai. Quindi le soddisfazioni comunque ci sono state. Beh, hai visto, noi riusciamo ad essere da tutte le parti, abbiamo informatori sparsi per l'intero mondo, cara mia. Sì, c'è gente qui che ci sottovaluta, ma fanno malissimo a sottovalutarci. Andiamo nella prossima domanda. Il singolo dello scorso anno immagino sia destinato a... Beh, prima di passare al singolo dello scorso anno, stiamo al singolo di quest'anno, ragazzi. Sto veramente facendo qualcosa di ingiusto nei confronti di Lucien, ai, perché dobbiamo ovviamente ascoltarci il brano che ci ha raccontato prima, ovvero sia Dame Mas, e quindi mi sembra giusto andarci ad ascoltare il brano che vediamo un pochino se lo riusciamo a trovare,
perché abbiamo tanta carne al fuoco, amici miei. Eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua, Dame Mas. L'abbiamo trovato questo brano che ha parlato, che ci ha descritto Lucien, una vera e propria innovazione sonora. Abbiamo a che fare anche con l'house music. Curiosità, ascoltiamocelo. I use your body as a machine. You use my body as medicine. You want it all and you get it for free. So give it, give it, give it, give it to me. I can feel your touch all over my body. Your feelings make me feel, make me go hypnotic. I cannot control my deepest emotions in your arms and now I want to hold her. Diamond mass, I want you for myself tonight. Diamond mass, io spero io te quiero. No questions, no expectations. Bring the beat, give me temptation. Amici miei, abbiamo sentito veramente una Lucien completamente diversa e su questo non abbiamo dubbi, abbiamo veramente notato un salto di qualità secondo me, dal mio punto di vista ovviamente, però dopo ognuno può dire la sua, amici miei. Quindi andiamoci ad ascoltare la prossima domanda, ma allo stesso tempo la prossima risposta, chiaramente qui a GBJ Station Lucien. Allora, il singolo dello scorso anno immagino sia destinato a far parte di un più articolato lavoro. È in progetto il tuo secondo album? Puoi anticiparci a grandi linee il tipo di struttura e sonorità? Ci saranno altre anticipazioni? Vediamo un pochino insieme cosa ci dici di buono, di bello su queste nostre domandine. Ma un album proprio no, però c'è già un brano depositato e in questo caso sono anche l'autrice, quindi ho scritto sia il testo che le melodie e ho collaborato con due DJ,
con due DJ producer, Andrea S. e Marco Ferretti, che hanno contribuito anche loro per quanto riguarda tutta la, tutte le musiche. E questo pezzo devo dire che è particolare, nel senso che mi rispecchia in particolar modo, perché ho messo appunto me stessa, per cui sarà sicuramente un progetto nuovo e che sentirò molto di più, perché giustamente c'è molto di mio. E è anche questo un pezzo dance in inglese, e è molto molto ritmato, molto più dense rispetto ad Dame Mas, e devo dire che insomma c'è parecchia soddisfazione da parte mia. Adesso per il momento è stato solo depositato, e appena la situazione che comunque stiamo vivendo ci permetterà di tornare alla vita normale, girerò il videoclip. Bene, 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 questa è una bella notizia, e quindi è importante, importante andare avanti, ma soprattutto riuscire a superare questo momento che veramente ci vede dentro tutti quanti, purtroppo, e dobbiamo per forza di cose superarlo insieme, di riffa o di daffa, amici miei, e c'è poco da fare. Questa è la serata, è una serata con Lucien, siamo veramente contenti di essere qui con lei e soprattutto con la sua musica, la musica di Lucien. L'abbiamo ascoltata, la stiamo ascoltando, abbiamo avuto modo appunto di riuscire a godere di questi brani, e vediamo un pochino cosa ci troviamo dell'altro, perché ci sono altre sorprese in ballo, come per esempio Primavera, rifatto appunto da lei, Primavera, che ben sappiamo di chi era stato il personaggio a interpretarlo, ossia Marina Rei. Noi l'ascoltiamo nella versione proprio sua, Lucien ci fa ascoltare Primavera a GBJ Station. Oh no, no, no.
primavera. Nai, 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 nai. Siamo come fiori prima di vedere il sole a primavera. Nai, 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 nai. Oh no, ci sentiamo prigioniere delle nostre età e con il cuore in catene di felicità. Oh sì, respiriamo nuovi amori aspettando che sia primavera. Marina Day, ma non era Marina Day, ma era bensì Lucien con Primavera, amici miei. Molto bene, molto bene. Siamo già a buon punto anche dell'intervista stesso. Siamo contenti di come sta procedendo e me lo auguro anche per quanto riguarda Lucien. Un piccolo intermezzo: voi sapete bene che Icon, Voci nella Notte, Musica nello Specchio, è anche impegnato da un punto di vista ambientalista. Ci ascoltiamo Greta Thunberg, un piccolo pezzettino, giustamente, qui a GBJ Station. When your house is on fire, you don't wait a few more years to start putting it out. And yet, this is what the Commission are proposing today. When the EU presents this climate law and net zero by 2050, you indirectly admit surrender. That you are giving up on the Paris Agreement, giving up on your promises, and giving up on doing everything you possibly can to ensure a safe future for your own children. You yourselves declared that we are in a climate and environment emergency. You said this was an existential threat. Now you must prove that you mean it. This climate law is surrender, because nature doesn't bargain and you cannot make deals with physics. Come grazie in primo luogo alla Fondazione Fridays for the Future, ormai è noto alla maggioranza delle persone a causa dell'industrializzazione e dello sfruttamento delle risorse, il sistema climatico è vicino al collasso. I danni agli ecosistemi sono già enormi e purtroppo irreparabili. Dopo il mancato conferimento a Oslo nel 2019, l'attivista Greta Thunberg è stata ricandidata al Nobel per la pace. Non vogliamo entrare in tematiche scientifiche, nemmeno economiche. Resta il fatto che questo punto critico, oltre il quale il surriscaldamento terrestre sarà del tutto fuori controllo, è stimato che in 11 anni ora l'attenzione del mondo è assorbita dall'emergenza sanitaria, ovviamente, ma quello è il problema numero uno. Noi di GBJ Radio invece chiediamo se puoi prestare la tua preziosa e bellissima voce per dire qualunque cosa voglia in supporto a Fridays for the Future. 350 ore, Extreme Rebellion e tutti i cittadini della Terra che si impegnano e si impegneranno per aiutare a invertire la rotta. Volendo ma mai chiedere troppo alle pop star, potresti accennare in chiusura in World Wide Web anteprima globale al tuo nuovo inno pop sublime. GBJ invece vi saluta con la pop song della pop singer. Guardate, a volte il caso si chiama Greta Thunberg. Grazie Lucien, in bocca al lupo per la tua carriera e per ringraziarti in madrelingua, come piace a David Zorg in TAC.
Bene. Adesso sentiamo un pochino Lucien, cosa ci può dire riguardo questa tematica molto molto particolare che ovviamente interessa a tutti quanti noi. La sentiamo, direi proprio di sì. E il nuovo singolo che spero di farvi ascoltare presto si intitola My Heart My. È una collaborazione insieme ad Andrea S. e Marco Ferretti. Bene, questo è molto importante e allo stesso tempo secondo me è altrettanto importante anche sentire un accenno di questo brano. And wrap me in your arms. I just need to feel your love to feel good. Take me with you, darling, me alone. I look for my place and that place is in your arms. I want to fly with you and never come back. And don't get lost in this reality. My heart, my, my heart, my, my heart, my. It's only you in my heart. Signori, questa era Lucien, siamo veramente orgogliosi di averla avuta con noi, di aver avuto modo di conoscerla in tutti gli angoli possibili e immaginabili. La nostra produzione prosegue, ringraziamo Lucien, magari chissà ci verrà a trovare prossimamente. Prosegue la nostra trasmissione perché David Zog c'ha ancora parecchia musica da farci ascoltare. E allora via con la programmazione di GBJ Station. Himlen sätter ingen gräns. Du kan plocka.
22:35 minuti primi, siete qua in diretta su GBJ Station, amici miei. Eccoci qua con la programmazione che riprende dopo l'intervento di Lucien con la sua intervista. E passiamo e continuiamo con la musica italiana con Laura Pausini. Cosa ci prepara David Zorg? Oh, bene, 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 bene. Vedo che si chiama Como si nos hubiéramos amado, Laura Pausini nella versione spagnolita. Ragazzi, siete pronti? E allora via con Laura Pausini, amici miei. Sì, 22:39 minuti primi, abbiamo ascoltato anche Laura Pausini. 8 aprile 2020, siete qui con noi qui a GBJ Station, siamo veramente felici di essere in diretta con la programmazione di David Zorg con la sua Icon Musica nello specchio, Voci nella notte. Questa è un'aggiunta che ha fatto giusto prima di partire in diretta il nostro David Zorg, che lo ringraziamo per la sua playlist. E andiamo avanti perché abbiamo ancora qualche brano da presentare per chiudere in bellezza questa nostra serata. Protège-moi, Placebo.
Est-ce que vous aviez envie de danser, de valser peut-être? Ok, valsons alors. Ben Molko in francese, Protège Moi, Placebo, 22:43 minuti primi, Vihan V Nation con Where is the Future a GBJ Station. It's a beautiful dream. It's a beautiful life. It's just a reflection.
searching from the past. We're searching for something that can never satisfy the reality of answers when lives are on the line. I've waited a lifetime for the age of wonder, a place that I remember in a splinter of time. A stranger in a strange land, caught in the flow, still searching for answers among the neon lights. It's a beautiful dream, it's a beautiful life, it's just a reflection, a world that must survive. We're children of the past. Oh, un po' di musica elettronica ci piacciono, questi V Hand V Nation con Words in the Future. 22:46 minuti primi, GBJ Station con il programma di David Zog, Icon, musica nello specchio, voci nella notte. 8Dix, tornano gli 8Dix con un nuovo album, The Entanglement. C'è un ottimo giudizio su questo album su varie riviste musicali, ne siamo veramente felici. Presto li avremo con noi, perché David Zog li conosce di persona. Quindi 8Dix prossimamente a GBJ Station. Noi li ascoltiamo con Pacific Trash Vortex. Infiniti gigabyte, libero da copyright. E allora ingozzalo di quello che ti va, di paure e di nemici della libertà, fino a quando il fegato non gli scoppierà, regalando i nobili chili di foie gras. Scalda il clima, alza il ritmo, eccitando l'algoritmo. E Fukushima scalda il suo nucleo, invadendo l'intero Pacifico. Sul riscaldalo, alza il ritmo, eccitando l'algoritmo. Pacific Trash Vortex, 8Dix sono tornati con noi e presto su GBJ Station. Ultimi due brani, anzi ne abbiamo tre, vogliamo esagerare. Goldfrapp, Utopia. No sound.
Con Utopia 2253, bellissima la voce, assolutamente. 8 aprile 2020, siamo arrivati al penultimo brano della nostra serata. Abbiamo qui con noi gli Afi con Just Like Heaven. Sì ragazzi, avete capito bene, stiamo parlando dei Cure, la cover fatta dagli Afi durante il famoso MTV Icon dedicato ai Cure. Here's AFI with Just Like Heaven.
Just Like Heaven ci fa voglia di Cure, amici miei, ancora 48 ore e poi torneranno su GBJ Station. Come ben sapete, noi siamo la radio semiufficiale dei Cure, ne siamo veramente onorati, ci vantiamo di questo perché abbiamo delle conoscenze nell'ambito della formazione stessa, fra quelli che suonano nella band di Robert Smith e quelli che hanno suonato nella band di Robert Smith. Quindi vi ricordo ancora una volta, GBJ Station, radio semiufficiale dei Cure. Bene, io chiudo con l'ultimo brano, sono i Rammstein con Honey Dick, e vorrei fare gli auguri di pronta guarigione al frontman T. Lindemann, che in questo preciso istante sta lottando contro il coronavirus. Vi lascio con Rammstein. Ist es nun still oder?